Mister, è chiaro che conta sulla stretta attualità e cercare di centrare la certezza aritmetica del secondo posto, però si discute molto del secondo posto che se da una parte dà l'oggettivo vantaggio di giocare una partita in meno che non è affatto marginale, dall'altra determina un periodo di sosta che è stato fatale in passato da alcune squadre. Volevo solo chiederle se almeno diciamo, un piano generico su delle amichevoli da affrontare in questo periodo, cioè se secondo lei c'è bisogno di tenere il livello alto della tensione, qual è la chiave per superare questa possibile insidia? Le dico che l'unico piano che ho in testa in questo momento è quello di arrivare a tutti i costi al secondo posto e poi si cercherà di sviluppare, di programmare al meglio quello che sarà il dopo fine campionato e sicuramente o in un modo o in un altro ci saranno delle amichevoli da fare. Mister, due domande rapide. Si aspetta un Taranto con 3-4-3 oppure un Taranto camaleontico come è spesso successo a Guano che cambia a partita in corso? E poi nell'ultimo periodo si parla poco dell'assetto difensivo. Lui da Giuliano in poi e ha trovato un assetto molto stabile, molto sicuro, con Occione che è da centrale, soprattutto l'apporto sempre in crescita di Frascatura e Cancelotti. Allora, per quanto riguarda il Taranto, potrebbe anche presentarsi con un 3-5-2 dovuto probabilmente anche ad alcune assenze che ha all'interno della propria rosa, perché è uscito per infortunio Panico, c'era squalificato Riggio, qualche giocatore probabilmente non è al massimo della condizione perché non sta giocando, vedi Ferrara, quindi sul lato di sinistra qualche giocatore in meno ce l'ha. Potrebbe fare delle scelte diverse, ma noi abbiamo lavorato e preparato la gara sia nel caso in cui dovesse giocare 3-5-2 sia nel caso in cui dovesse giocare 3-4-3. Per quanto riguarda il concetto di difesa, che sicuramente sta portando dei risultati importanti, questo è dovuto anche grazie al fatto e al lavoro che fanno i centrocampisti e gli attaccanti stessi, perché fanno arrivare pochi palloni leggibili e pochi palloni giocabili a quelli che sono gli attaccanti avversari. E poi è chiaro che i nostri difensori ci devono mettere del loro per far sì che la porta rimanga inviolata, rimanga ben difesa e ben chiusa. E questo grazie anche al nostro portiere Ghidotti.